Adesso vi faccio vedere una cosa che tutti i proprietari di cani dovrebbero avere se hanno una macchina o un furgone con i portelloni posteriori divisi in due. Questo gancio è utilissimo per tenere la porta semi aperta, lasciare ai cani la possibilità di avere l'adeguato ricircolo d'aria e allo stesso tempo la macchina resta chiusa con la chiusura centralizzata. Si aggancia qua e poi aggancio interno. Per svitarlo è semplicissimo. Si svita nella maniera corretta, il gancio si toglie. E i cani respirano e il furgone rimane in sicurezza. Grazie Mirko per l'acquisto. Siamo davanti alla catena delle pizzerie Koti Pizza, quelle che in Finlandia vengono viste come le migliori pizze finlandesi. Cosa è successo? Noi stasera mangeremo la pizza Berlusconi. Succede che nel 2005 l'allora premier Berlusconi viene in Finlandia per fare una figura non proprio delle migliori, diciamo. Voleva fare un po' il piacione con l'allora presidente della Repubblica finlandese Tarja Halonen. Silvio la spara grossa, asserendo che la Finlandia non merita di essere la sede dell'autorità europea per la sicurezza alimentare e che userà le sue doti di playboy per spostare l'agenzia in Italia. Motivo? La renna marinata non regge il confronto con il culatello di Parma. Questa cosa ha fatto girare le palle a non pochi finlandesi che iniziarono anche a boicottare i prodotti italiani venduti in Finlandia. Quelli di Koti Pizza se la sono legata al dito, tanto che 3 anni dopo annunciano l'invenzione della pizza Berlusconi. Gli ingredienti della pizza sono cipolla rossa, finferli, sugo di pomodoro, mozzarella e non a caso la renna affumicato. L'impasto in più contiene anche farina integrale e di segale. Adesso andiamo ad assaggiare questa specialità. Come le sembra, signora? Mi sembra molto bella. Finferli, cipolla, renna, renna affumicata, pomodoro e mozzarella. Vediamo la mia. Ta-da-da-da-da! Spettacolo, la pizza è molto 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 bella. Adesso vediamo anche se è molto 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 buona. Ormai varchiamo il confine della terra lappone, siamo pronti per arrivare a Rovaniemi e da qui saliremo ancora più a nord. Siamo arrivati a Rovaniemi, abbiamo superato il circolo polare, adesso vi faremo vedere, e siamo nel villaggio di Babbo Natale. È la prima volta che superiamo un circolo polare nelle condizioni meteo in cui dovrebbe essere. In Alaska, in Norvegia, in Svezia abbiamo sempre trovato bel tempo. Qua, in Finlandia, il circolo polare è brutto tempo, freddo e leggera pioggerellina.
E dopo la visita al villaggio di Babbo Natale, eccoci all'Arctic Museum. A quanto abbiamo letto dovrebbe essere un bellissimo museo e centro scientifico di ricerca per quanto riguarda l'ambiente e la fauna artica. Facciamo un bello shampoo a questo cane. Boti. Ti piace Bottone? Non mi piace neanche un po'. Povero. Stai qui. Che frizione. Fatto il servizio completo, Bottone! E qui abbiamo qualcuno molto interessato. Bottone! Anche il nano. E anche qui, oltre il circolo polare, siamo riusciti a trovare un'area sgambata dove far correre liberamente le belve.
siamo nel Parco Nazionale Uro-Kekkonen, il parco nazionale dedicato a uno dei presidenti della Finlandia. Stiamo facendo un sentiero di circa 12,5 km e la grande particolarità di questo sentiero è quella di essere disseminato da migliaia e migliaia di porcini. Ce ne sono davvero tanti di tutti i tipi. Non c'era mai capitato prima d'ora di poter scegliere e dire questo sì e quello no. Davvero, davvero incredibile. Bisogna vederlo per credere. Noi ne abbiamo raccolti alcuni e li cucineremo questa sera. Scegliendo i più belli, noi non sappiamo più cosa fare. Guardate. Dobbiamo bendarci, dobbiamo tornare al van bendati, è pazzesco. Basta. Li abbiamo cercati solo a bordo sentiero e quelli un po' più carini perché li ho scelto. Oggi siamo arrivati a Inari, la capitale del popolo Sami della Finlandia. È un paese con 500 abitanti, ma comunque ha alcune chicche da andare a scoprire. Questo è il Parlamento Sami. E adesso entriamo a visitarlo. E dopo il Parlamento, il Museo di Cultura Sami. Interna, il museo si sviluppa in una parte esterna con la ricostruzione dei villaggi sami. Abbiamo lasciato Inari per andare alla ricerca di una chiesa sperduta nel bosco, una chiesa di tronchi tipo baita,
non è molto chiaro come raggiungerla, adesso ci proviamo, vediamo. Come vedete il nostro abbigliamento è cambiato, non abbiamo più magliette o pantaloncini e la temperatura si è abbassata notevolmente, ormai siamo praticamente al confine con la Norvegia, quindi siamo molto a nord e la temperatura oggi è di 11 gradi con un vento abbastanza forte, quindi si percepisce una temperatura ancora più bassa. Niente da fare, purtroppo, come era capitato in Val di Fiemme, precisamente in Val Cadino, anche in questo caso la natura ci ha sopraffatto. Non possiamo proseguire la ricerca della chiesa perché siamo arrivati in un sentiero poco frequentato e l'erba è davvero troppo alta e non ci permette di proseguire. Peccato, rimarrà una chiesa segreta nel cuore della foresta, almeno per quanto ci riguarda. E tra meno di un chilometro lasciamo la Finlandia per entrare in Norvegia. Speriamo non ci facciano problemi per i cani, perché i norvegesi sono abbastanza severi sull'ingresso dei cani nel loro stato. Il confine con la Norvegia è stato superato, non c'era nessun tipo di controllo, solo delle telecamere. Adesso siamo diretti a Kirkenes, dove dovremo... della città è molto austero, sicuramente non dà allegria. Liberazione che è avvenuta da parte dei russi nei confronti dei nazisti che occupavano la Norvegia. Kirkenes è stata la città norvegese che ha subito più danni durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti ben 312 sono stati i bombardamenti, gli attacchi aerei, rimasero in piedi soltanto 13 case. Era una base importante per i tedeschi perché da qui cercarono di occupare Murmansk. Nella cittadina sono visibili ancora i bunker della Seconda Guerra Mondiale, questo alle spalle appunto del 1943, poi ce n'è un altro che si può visitare solo con tour guidati. Queste sono le gabbie per la pesca del king crab. Ne ho viste tante anche in Alaska, ma anche qua è una pesca molto sviluppata. E a pranzo la chef di Van Obelix ci ha cucinato la renna con patate e formaggio. Buon appetito!
cucinato, dai, adesso non esagerare, abbiamo pure ammazzato la renna, ho scaldato